È iniziato con l'esecuzione dell'Inno d'Italia, ma anche con l'ascolto dell'Inno della Comunità Europea, l'incontro organizzato dalla Prefettura di Lodi nel Giorno della Memoria. Nella sala dei comuni messa a disposizione dalla provincia si sono ritrovati i rappresentanti delle forze dell'ordine, amministratori pubblici ed alcuni cittadini per ricordare uno degli eventi più tragici della vita italiana alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'uccisione di migliaia di istriani e dalmati e il loro esodo forzato dalle loro terre natie. Lo ha ricordato il presidente della provincia, Fabrizio Sant'Antonio, aprendo l'incontro che ha visto poi il contributo del sindaco di Lodi, Andrea Furegato. Nelle loro parole la necessità di arrivare ad una memoria condivisa tra italiani, sloveni e croati che ponga le basi per un rinnovato rapporto all'interno della comunità europea. Al prefetto Enrico Rocca Tagliata, per anni funzionario dello Stato a Trieste, il compito di ricostruire nei dettagli quanto accaduto tra la fine della guerra e i primi anni successivi. Il dramma delle foibe, le voragini del Carso, nelle quali trovarono la morte centinaia di persone, obbligando migliaia di altre a fuggire dall'Istria e dalla Dalmazia. Per anni questi fatti sono stati passati sotto silenzio, ha ribadito il prefetto, per esigenze politiche, per pregiudizi ideologici e per convenienze internazionali. È venuto ora il momento di fare verità su quelle vicende, ha confermato il vescovo Maurizio Malvestiti, per liberarci di tutto l'odio che ci ha limitati. Significativa la testimonianza diretta di uno di quei profughi, Gian Antonio Gloder, all'età di 6 anni, nel 1943, trovò rifugio insieme ai suoi genitori e alle sue sorelle a Vicenza, prima di approdare nel sud milanese, a Melegnano, per costruirsi una vita assieme alla moglie di Borghetto Lodigiano. A concludere il convegno è stato Marco Cuzzi, docente universitario a Milano, uno sguardo da storico su una vicenda che ha segnato in maniera indelebile la sua famiglia di origini dalmate.